Lucrezia è una specie di versione paradossale di me. Mi serviva per raccontare delle cose, un periodo complicato della mia vita, delle cose complicate che avevo vissuto e volevo un personaggio che non doveva essere una principessa, non poteva essere Biancaneve, bellissima, bravissima, simpaticissima con il principe, cioè doveva essere una persona difettata perché si doveva confrontare con un mondo difettato, con delle persone diciamo non del tutto perfette, buone, simpatiche e socievoli, quindi volevo che fosse una persona, un personaggio che facendo un'autocritica feroce potesse quindi anche criticare il resto del mondo e dell'umanità. Le vignette di Lucrezia escono da ormai 15 anni su Donna Moderna e mi sono accorta che rappresentano molto bene il passaggio del tempo, non tanto per il personaggio, che come tutti i personaggi di fumetti non è che invecchi, però cambia comunque graficamente, infatti le vignette sono messe se non proprio in ordine cronologico, comunque con un ordine quasi cronologico, in modo che il segno, l'evoluzione anche del disegno del personaggio non sia così traumatica. E comunque mi sono accorta che rappresenta abbastanza bene il cambiamento, se non altro, delle relazioni sociali, della società, tutto quello che è cambiato, che è modificato, mi sembra che in qualche maniera sia rappresentato nel percorso di Lucrezia. Per cui abbiamo trovato diciamo una cosa interessante da fare, mettere insieme le vignette migliori, perché secondo me raccontano veramente l'ultimo decennio e poco più. Non trovo complicato continuare a raccontare il mondo, le cose che vivo tramite Lucrezia, perché è un po' come quando si hanno degli amici carissimi che si frequentano per tutta la vita a volte, cioè quando le cose sono belle e funzionano bene si frequentano per tutta la vita. Non ho mai sentito nessuno che trovi noiosi gli amici perché li frequenta da tutta la vita, perché le persone cambiano, si evolvono con noi, si evolvono anche con il mondo che cambia e sono comunque cioè una persona non è una cosa rigida, è una cosa in movimento, continua a cambiare, e la maggior parte delle persone sono comunque sorprendenti perché non corrispondono mai all'idea che tu hai di loro, comunque riescono a cambiare, riescono a stupirti. E Lucrezia è un po' la stessa cosa, è come se fosse un'amica, non è cristallizzata, non è irrigidita nelle sue posizioni, cambia con il cambiare della società, per cui non ho problemi a continuare a raccontare il mondo con lei, perché il mondo cambia, quindi di cose da dire ce ne sono sempre tantissime. L'ispirazione si trova assolutamente dappertutto. Bisogna essere curiosi in ogni caso. Chiunque racconti delle storie di base è una persona curiosissima. Le storie non nascono mai solo da dentro se stessi, ma nascono da tutto quello che si vive, che si vede, che si ascolta, che si sente. Per cui credo che la curiosità sia proprio la base. Quindi per trovare ispirazione per Lucrezia leggo tantissimo, guardo un sacco di film, ma soprattutto mi guardo intorno. Mi piace ascoltare brandelli di conversazione quando vado in giro, poi adesso è fantastico perché tutti urlano al cellulare tutti i fatti della loro vita, quindi per me è fantastico, cioè mi basta un viaggio in treno, ci faccio tre libri veramente, mi basta anche andare fuori, camminare, sentire qualcosa, captare un po' quello che è un po' anche l'umore generale, la sensazione che mi danno le persone e quindi diciamo trovare un po' un minimo comune denominatore di quello che può essere l'umore delle persone, ecco, quindi sì, l'ispirazione arriva tantissimo dalle persone, dal mondo. Ma i lettori e le lettrici di Lucrezia sono persone anche, ce ne sono anche di nuovi, sicuramente ne arrivano, soprattutto adesso che c'è la possibilità di mettere le vignette sul web, insomma di essere presenti, c'è la possibilità di essere trovati, che è una grandissima cosa. Vedo, almeno stando a quello che sono i miei social, vedo che comunque le persone cambiano, quelli che commentano, che interagiscono non sono gli stessi dell'inizio, quindi io presumo che cambino, me lo auguro ovviamente, comunque credo di sì perché ancora mi scrivono persone che dicono ti ho trovata da poco sul web, quindi voglio dire qualche nuova entrata c'è sicuramente. Dopodiché è un pubblico, da quello che ho visto quando si potevano fare le fiere, si andava in giro, si incontravano le persone, sono tantissime donne.
ragazze o anche signore di una certa età. La cosa mi piace tantissimo perché diciamo che mi è sembrato di aver intercettato un pubblico che non è esclusivamente quello che legge fumetti. Ci sono quelli che leggono fumetti e ci sono anche persone che di fumetti non ne hanno mai letti e non ne leggeranno mai. E questo mi fa molto piacere perché vuol dire che in qualche maniera sono riuscita a parlare anche a loro. Dopodiché dicevo, sono prevalentemente donne. Poi ci sono tanti uomini, maschi, ragazzi che vengono con il libro, che l'hanno comprato per la fidanzata, la sorella, la mamma, la zia, eccetera, eccetera. Mi fa molto piacere anche quello perché poi lo sbirciano comunque, mi dicono, ah sai, perché è proprio come Lucrezia, quindi vuol dire che l'hanno letto, mi va benissimo. Anche perché una cosa che mi dispiace tantissimo è che molto spesso quando un'autrice, una scrittrice, una regista fa un film, un libro, un fumetto, parlando di storie un po' al femminile, di personaggi femminili, spesso non scatena la curiosità degli uomini. Questo mi dispiace tantissimo, intanto perché noi invece siamo molto più avvantaggiati in quanto leggiamo, guardiamo qualsiasi cosa e quindi in qualche maniera siamo avvantaggiate perché vi abbiamo un po' decodificati, sono millenni che raccontate tutto di voi stessi e noi comunque molto attenti l'abbiamo sempre seguito. Mi dispiace che non succeda adesso che finalmente abbiamo modo anche noi di raccontare, modo e spazio per raccontarci, mi dispiace che non ci sia anche la cosa reciproca perché questo poi dà agli uomini la possibilità di dire che noi donne siamo un mistero, ma se invece provassero a leggere, ad ascoltarci, ad ascoltare le nostre storie, io sono sicura che intanto non si annoierebbero e poi probabilmente capirebbero un po' di più di quello che noi siamo, raccontiamo e vogliamo fare, insomma.